a tutti, oggi cercheremo di analizzare un po' i casinò online e quindi cercheremo di capire se i sistemi che esistono su internet siano valevoli o meno, insomma, sui casinò. Dunque, ho trovato due sistemi, di cui due per la roulette e un terzo per le slot machine. Per quanto riguarda le roulette, faremo alcune simulazioni con un software, diciamo, offline, mentre per le slot machine cerchiamo di analizzare un po' sul testo che ha scritto questo, diciamo, fantomatico croupier, e poi insomma cercheremo un po' di analizzare la veridicità dei sistemi. Per il primo sistema che andremo ad analizzare è il sistema rosso-nero a puntate a raddoppio, quindi adesso cominceremo subito con l'analisi del sistema. Allora, il primo sistema che abbiamo trovato è come vincere alla roulette con il raddoppio del rosso e nero che troviamo indicato qui. Quindi praticamente in sostanza ci spiega questo, diciamo, sistemista che è possibile vincere alla roulette puntando solo sul rosso e sul nero con un piccolo sistema, diciamo, ingegnoso. Infatti lui dice appunto che ha lavorato come croupier per 28 anni presso i migliori casinò del mondo. Insomma, spiega lui praticamente che lui osservava i vari giocatori e cercava di capirne il sistema che si usavano per poter effettuare delle vincite. Dunque lui ci consiglia di andare sui casinò online e ci spiega anche il perché. Come potete leggere, nessuno può vedere cosa stai facendo dall'altra parte dello schermo, né divieti, né spioni, né controlli, né avventori, solo tu e il computer. Io penso che sia una cosa abbastanza falsa, in quanto suppongo che chi insomma ha un casinò online cerca di massimizzare il profitto, quindi comunque vengono comunque controllati proprio per evitare che ci siano dei software che cercano di capirne i vari sistemi e l'algoritmo. Dice nessun limite di tempo sulle puntate, nei casinò terrestri sono circa 20 secondi per poter effettuare la propria scommessa, invece poi, giocando online invece vorrai prenderti tutto il tempo che vuoi e ragionarci sopra e fare la scelta che ritieni più opportuna. Questo non posso smentirlo né confermarlo perché non ho mai frequentato i casinò online. Nei casinò online è possibile scommettere somme molto piccole che sono importanti per far funzionare strategicamente il mio metodo. Questo neanche posso smentirlo. Lui dice che adesso è diventato l'incubo dei casinò coinvolti, in quanto sono un giocatore che guadagna soldi ogni giorno con una tecnica pulita che è un po' impossibile da scoprire o da fermare. Questo penso che lo posso smentire perché penso che un casinò cerchi sempre di capire come giocano i giocatori, appunto per massimizzare le vincite, quindi suppongo che ci sia sempre un minimo di controllo, però non posso approfittare al finire ed ecco perché ora sto rendendo pubblica in modo che possano imparare anche altri a non confondersi e quindi conformermi con essi. Quindi immagino che se ci sono tantissimi giocatori che sbancano su un casino con lo stesso sistema, immagino che insomma il casino per massimizzare appunto le vincite cerchi sempre di evitare di tra virgolette regalare soldi a tutti quanti perché non è poi nel suo interesse. Quindi adesso non avete paura, è tutto quanto fino a 1000 guadagno fino a 1000 euro al giorno addirittura come faccio io. Dunque qui ci consiglia dei casinò, si tratta di Live Partners, questo qua 888. Questo è Titanbet e questo è Affiliate Lounge, insomma, un altro casino. Per i suddetti casino sono garantiti al 100% e quindi quindi di qualsiasi malware antivirus è estremamente sicuro da installare. Dunque andiamo alla spiegazione del trucco. La strategia è semplice, si tratta di scommettere solamente su quello rosso e nero in maniera che si apra al 50% di possibilità di azzeccare. Se si vince si raddoppia quello che c'è, si raddoppia quello che si è scommesso. Per esempio, se punti un euro sul colore rosso, la pallina cadrà su 14 rosso, ti faranno pagare 2 euro.
il valore della scommessa più quello guadagnato. Se invece il colore uscito è il nero, devi scommettere il doppio della puntata persa, cioè 2 euro. Insomma, se nella testa gioca c'è ancora il nero, dovrei scommettere di nuovo il doppio della scommessa precedente puntata, cioè 4 euro. Quindi insomma è abbastanza facile. Qui c'è un piccolo schemino che adesso andiamo a riproporre, a fare una simulazione. Faremo circa una ventina di spin e vedremo insomma come agisce questo sistema. Quindi ricapitoliamo. Allora, inizia con un euro sul rosso, la pallina si ferma sul nero, quindi perderete 1 euro. Raddoppiate 2 euro sul rosso, la pallina si ferma sul nero, quindi perderete 2 euro, facendo 3 euro di perdita totale, i 2 adesso e i 2 del precedente spin. Raddoppiate 4 euro sul rosso, la pallina si ferma sul nero, quindi perderete 4 euro, facendo 7 euro di perdita totale. Raddoppiate 8 euro sul rosso, la pallina si ferma sul rosso, quindi vincete 8 euro e avete 1 euro in più. Ma io penso che comunque per fare 1000 euro con 1 euro ogni 4 giri, praticamente ci dovrei stare tutto il giorno a puntare sul rosso e sul nero. Lui ovviamente ci consiglia di fare questo sistema su questi casinò, poi vedremo il perché. Quindi adesso ci dice insomma deposito minimo. Perché il sistema funziona in modo sicuro è estremamente importante avere un conto iniziale abbastanza elevato. Questo un po' mi puzza, sinceramente, perché il minimo di costo iniziale è 100 euro, più il vostro bonus di benvenuto e tutto quanto. Ovviamente potete anche cominciare con 50 euro, quindi, ma facendo così siamo molto più vulnerabili. Io non penso che comunque un casino online dà le vincite in base al conto iniziale, insomma. Però tutto quanto. Poi dice, a proposito, io uso il portafoglio elettronico Neteller per depositare le vincite solamente che mi vengono pagate entro 24 ore. Questo pure, insomma, vedi, creare confusione. Tutto quanto. Adesso facciamo una piccola simulazione sul sistema che abbiamo appena visto. Dunque adesso cercheremo di simulare un po' la roulette elettronica e quindi abbiamo scaricato un software che potremmo simulare un po' il sistema che ci abbiamo appena preso sul sito internet. Quindi puntiamo 10 dollari partiamo con il rosso e incominciamo con il nostro primo spin. Come vedete la partenza era di 5.000 dollari, quindi possiamo vedere se abbiamo vinto o abbiamo perso dopo circa 20 spin. Good luck, here we go. Number 21 red. Betting Abbiamo is open. vinto con il rosso, quindi abbiamo guadagnato 10 dollari. Incominciamo quindi con il nero e puntiamo sempre 10 dollari perché ci dice insomma di partire sempre. Five red. È Bets, uscito di nuovo please. il rosso, quindi abbiamo perso i nostri 10 dollari. Quindi adesso punteremo 20 dollari sul nero. Mon ami, Facciamo shall due we spin. spin the wheel? Two black. Abbiamo guadagnato 20 dollari. Adesso ripuntiamo sul rosso e punteremo 10 dollari. Sixteen red. Abbiamo vinto Bets, altri 10 please. dollari, adesso ripuntiamo sul nero. Fino adesso sembra che appunto il sistema sia valido. Time to spin, Insomma. my friends. 24 black. Un'altra Bet volta your lucky nero. numbers. Quindi ripuntiamo 10 dollari sul rosso. No more bets, please. 13 black. È uscito il nero, quindi 20 dollari sul rosso. Mon ami, shall we Spin. spin the wheel? 23 red. Ok. 10 dollari sul nero. Good luck, here we go.
Number 2, black. Abbiamo vinto. 10 dollari sul rosso. Number 34, red. Abbiamo vinto di nuovo. Quindi 10 dollari sul nero. Mon ami, shall we spin the wheel? 35, black. 10 dollari sul rosso. Good luck, here we go. 17, black. Raddoppiamo la scommessa sul rosso perché abbiamo perso. 17, black. 40 dollari sul rosso perché abbiamo di nuovo perso. Good luck, here we go. Number 15, black. Come vedete stiamo già andando praticamente sotto adesso, perché in quanto la prossima scommessa sarà di 80 dollari sul rosso. Vediamo, quindi già adesso. Shall we spin the wheel? 34, red. 34, red. Uscito il 90, facciamo l'ultimo spin. Quindi puntiamo 10 dollari sul nero. black. E abbiamo finito. Dunque abbiamo fatto un po' di spin, abbiamo cercato di simulare, diciamo, il sistema che abbiamo visto poc'anzi con che su questo sito internet. Abbiamo passato circa 4 minuti circa per far girare, e praticamente lui dice una puntata di un euro, invece noi siamo partiti direttamente da 10 dollari, quindi praticamente alla fine abbiamo guadagnato circa 10 euro in 4 minuti. Lui promette ovviamente di fare 1000 euro al giorno, non so, starà tutto il giorno 24 su 24, su un casino, perché secondo me è impossibile con un euro farne 1000, insomma, a meno che dopo ci si prenda dalla foga del casino e della vincita, diciamo tra virgolette illusoria, che comunque abbiamo guadagnato estremamente poco, quindi insomma non possiamo dire che il sistema è valido, almeno questo insomma. Adesso passiamo all'altro sistema, prima cercheremo di studiarlo e poi vedremo appunto di fare una simulazione molto simile a questa. Come abbiamo visto nell'esempio precedente, nella simulazione precedente, comunque alla fine qualcosina abbiamo guadagnato, anche se non ci aspettavamo queste grandi cifre che lui ci prometteva, 1000 euro al giorno, con un euro a raddoppio, suppongo che sia difficilissimo vincere. Adesso seguiamo il secondo metodo, un metodo suggeritogli da un suo amico greco, ma di padre italiano, Come ci indica lui stesso qui sul sito internet, quindi praticamente ha donato questo sistema sempre perché più il sistema viene divulgato, più tutti usano questo sistema, più riesce a confondersi nella massa, insomma, anche se perché lui, come disse prima, come ha detto, insomma, lo hanno addirittura buttato fuori da un casino perché vinceva sempre, quindi non è personaggio gradito, insomma. Dopodiché comunque come si scrive qui è stato costretto a insegnare. Il greco continua a giocarci lo stesso ed autolimitandosi però nei guadagni, ma sotto altri nomi, da qui il nome della moglie e della suocera, insomma, vabbè. Questo è una cosa normale, insomma, anche se non c'è avuto il blocco degli IP, perché è una cavolata, insomma. Attenzione però, anche perché l'amico mi ha avvisato che questo sistema funziona solo ed esclusivamente nei casino da lui indicatomi. Non funziona con gli altri casino online, molto strano però, pur avendo lo stesso software, ma hanno gli algoritmi settati in modo diverso. Quindi lui ci ha provato e l'ha applicato e praticamente si è accorto
che aveva ragione lui, quindi se poteva benissimo vincere con questo sistema. Vediamo adesso come funziona. Lui ovviamente ci indica i casinò, ce ne indica 5, uno è stato tolto, e quindi cominciamo a studiare un po' il Deca System, come lo chiama lui. Si basa su una puntata di 10 fish alla volta, coprendo 19 numeri sul 36 della roulette, ed include anche lo 0. Noi abbiamo una roulette americana quando faremo la prova, quindi avremo il doppio 0, mentre qui è la roulette europea, quindi avremo 0 solo. Quindi comunque cercherò di simulare il tutto tranne il doppio 0, anche se comunque le probabilità di uscita un po' cambieranno, però a noi ci serve solo un po' da esempio. Quindi oltre al tavolo del 50% del tavolo è coperto con il 93% di probabilità con un numero del nostro settore esca dopo 3 giri della roulette, permettendoci di vincere. Bisognerebbe attendere fino a 3 giri consecutivi, non esce nessun numero di seguito descritti. E quindi iniziare a puntare a pezzare entrambi i numeri sopra, il 120 dove la puntata sarà fatta su quale suo numero. Se ci dovesse perdere, ovviamente bisognerà raddoppiare quanto puntato, e è praticamente più o meno la stessa cosa che abbiamo fatto prima, cioè quindi quando perdevamo sul colore che non è uscito, dovremmo ripuntare il doppio sul colore, dobbiamo fare sempre il raddoppio. Qui insomma, essendo 19 fish, poi sono 10 fish, comunque il prezzo lievita, insomma, quindi non è non è che si parte su una puntata da 1 euro, ma bensì si parte insomma da belle cifre. Come possiamo vedere, insomma, in base alla puntata lui che ha fatto sulla roulette, fa vedere che insomma praticamente è coperta quasi tutta la roulette. E quindi adesso facciamo tre spin, come spiega esattamente il sito. E poi vediamo insomma come procedere, se questo sistema funziona, insomma. Cominciamo questa nuova simulazione del sistema. Probabilmente la mia voce andrà un po' indifferente con il video, in quanto non è stato registrato bene, quindi l'ho dovuto rifare. Dunque, abbiamo già puntato di 1 dollaro su tutti i numeri che poc'anzi ci hanno indicato, quindi cominceremo subito con il nostro spin e vediamo insomma la fattibilità di questo sistema, insomma. Quindi cominceremo con il primo spin e esce il numero Number 21. 21 Number red. 21 red. Quindi abbiamo appena vinto i nostri primi 8 dollari. Bets please. Bets please. Ripunteremo sempre con 1 dollaro. In basso a destra potete vedere le puntate, a fianco al reset, sotto quello meno buffo che dovrei essere io e non c'entra niente. Monsieur, Quindi mademoiselle, ripartiamo good luck. Good luck. subito con un nuovo spin. 31 black. Thirty-one black. Quindi adesso abbiamo perso, secondo il sistema dovremmo puntare al raddoppio, quindi non sarà più di 1 dollaro, ma bensì di 2 dollari. Quindi come vedete già dal coso stiamo Time cominciando to a spin, andare un my po' sotto il friends. nostro budget. 32 red. Thirty-two Betting Quindi è uscito a is open. 32 e abbiamo incamerato altri soldi, quindi ripartiamo di nuovo da 1 dollaro. Come vedete i numeri sono sempre gli stessi, quindi incominceremo ad andare avanti insomma con la nostra soluzione. Faremo circa 25 spin, se non mi sbaglio, 25 spin, quindi vedremo insomma se il metodo Number 29 black. funziona o meno. Altri 8 dollari vinti, comunque su una cifra irrisoria in confronto al tempo impiegato, perché ci metteremo circa 8 minuti circa, poi vedremo insomma più avanti quanto vinceremo. Cominciamo con il nostro quinto spin. Fourteen red. 14
E abbiamo Bet il your lucky 14 che number. abbiamo perso, quindi riraddoppieremo la nostra posta. E sarà di 2 dollari. Quindi cominciamo ad andare avanti. Bonne chance. One Numero red. 1, quindi rivinceremo un'altra volta. Quindi ritorneremo con la posta da 1 dollaro, come indicatoci appunto dal Time to nostro spin, sistema my di stack. friends. Il numero 23 4 è al red. numero 23, quindi abbiamo perso. Quindi adesso ripunteremo i 2 dollari che ci suggerisce il nostro sistema di stack. Non so, non ho la gomma, però vabbè. 12 red. 12. Abbiamo di nuovo vinto, abbiamo vinto 16 dollari, quindi siamo comunque in attivo sul nostro budget iniziale che era di 5.000 dollari, quindi stiamo facendo puntatine basse, ovviamente suppongo che nessuno di noi riesca a puntare 5.000 dollari in un casino online, se qualcuno ci riesce è buon per lui. Siamo al prossimo spin. Number 15, black. Abbiamo rivinto un'altra Bet, volta, s'il quindi mi vous sembra che plaît. comunque il metodo funzioni. Funzioni, quindi già siamo sopra di 44 dollari, adesso ripunteremo di nuovo. Vediamo un po' che numero esce. 8 black. Ah, ho visto che 4 al 7 non l'ho puntato. Ah, ma anche adesso, guarda Best che of ho luck to you. sbagliato. Comunque speriamo che non esce. Number 32, red. Questo è comunque sempre indicativo, no? Quindi siamo sopra di 54 dollari. Quindi vediamo un po' un altro Best of spin. luck to you. 32 red. 32. Sembra che il metodo funzioni comunque, almeno al momento. Quindi siamo solo di 63 dollari. Ripuntiamo sempre 1 dollaro come ci viene indicato Number dal 6, black. nostro amico. Place your bets. Place your bets. Ripuntiamo. Il 4 al 7, vabbè, dai su. Tanto non è che si sta mai giocando, 13, indicato. black. E qui incominciamo anche a Accepting perdere. bets. Table Cioè, open. nonostante siamo sopra il nostro budget, comunque stiamo perdendo. Di nuovo il 4 al 7, arrivederci. Grazie, stiamo puntando 4 dollari a fish, che potete vedere anche da là sotto. E vediamo un po' il prossimo spin. Best of luck to you. 26. 26 Abbiamo vinto black. di nuovo. Abbiamo Table is messo, stiamo open. sopra di Bets 72 dollari. please. Bets please. Ricordo sempre che siamo partiti da 5.000 dollari. Vediamo il prossimo spin che numero uscirà. Il 6. Il 6 non è Number compreso. 6 black. 4 e 7 non ce l'ho messo. Bets please. Bets Quindi please. siamo sopra di 62 dollari. Vediamo il prossimo spin. 10. 10 black. Ten black. Place your Abbiamo perso numbers. 20 Place dollari. your Ripuntiamo. numbers. Vediamo che stiamo facendo No more bets, please. un bel pareggio. 24 E qui black. incominciamo Bet ad your andare numbers and bonne sotto chance. al nostro budget alla prossima puntata. Quindi siamo scesi da 8 dollari Betting a is closed. Good fish, luck. come ricordo, ed esce il numero 34, 34 che non è red. fra la nostra Place your bets. rosa dei numeri puntati. Quindi adesso le puntate saranno di 16 dollari a fish, quindi sono 160 dollari perché sono 10 fish. Number Non esce 9, ancora il red. nostro numero, quindi la posta si Table is alza. open. Siamo già Bets, please. quasi sotto di quasi 300 dollari. E qui stiamo cominciando ad andare nel nostro lento declino. Le fish sono da 32 dollari.
Quindi dobbiamo recuperare tutto ciò che abbiamo perso. Quindi suppongo che chi puntava dentro 100-200 euro in un casino online, scommetto che comunque non riuscirebbe Number mai 24, black. ad andare così sotto. Abbiamo perso 288 dollari. Comunque, quindi chi avrebbe puntato 200 dollari avrebbe già perso tutto, praticamente. E quindi per poter continuare con il sistema Good avrebbe luck. Here we dovuto go. metterci più soldi. Le 14 red. puntate adesso sono, abbiamo perso 640 dollari, sono da 128 dollari a fiche, quindi sono 1280 dollari, quindi abbiamo perso 1200 euro se vogliamo riportarlo in euro, sempre con questa simulazione. Quindi sono Time to 128 euro spend a my fiche. hands. Beato chi ce l'ha, 33. E abbiamo perso di 33 nuovo, black. quindi adesso la posta si alza ancora di più e diventa di ben 256 dollari. Come potete vedere, abbiamo 250 dollari nel banco. Number Fortunatamente 12 esce il red. numero e abbiamo vinto 2300 dollari, Bets, però si comunque apre. siamo sempre sotto al nostro budget. E faremo l'ultimo spin e vedere insomma se per trarre le, diciamo, le nostre conclusioni. Ecco l'ultimo spin ed Number 15, esce black. il 15. Quindi adesso dobbiamo praticamente, abbiamo visto che abbiamo dopo 25 spin abbiamo 4.800 dollari circa, quindi circa 1.4800 euro. Quindi praticamente possiamo dire che bisogna puntare molto per poter vincere a questo sistema, anche se 5.000 dollari è un po' parecchio, insomma, da puntare in un casino. E quindi praticamente, almeno dal mio punto di vista, suppongo che questo sistema non funzioni, sì, ma con moltissimi soldi all'interno del nostro conto di gioco, insomma. Quindi suppongo di no. Passiamo all'ultimo sistema, che è quello delle slot machine, che vediamo di analizzarlo. Come ho detto prima, non posso simularlo, quindi passiamo direttamente all'analisi testuale del sistema delle slot machine. Eccoci di nuovo qui, abbiamo concluso, diciamo, le simulazioni alla roulette ed ora passiamo all'ultimo trucco, sempre secondo questo sito, con le slot machine. Comunque, vediamo un po' come ci spiega questi trucchi praticamente. L'unica cosa ci dice: evitate di giocare al bar, non giocate le slot machine, videopoker, nei bar, negli slot, quelle non utilizzate. E vabbè, va. Che il ritorno è bassissimo. Tarate per massimizzare i profitti del gestore del bar. Invece le roulette dei casinò sono state massimizzate per far ritornare la vincita al giocatore. Giustamente, perché quello che punta loro non è provare profitto, ma bensì a regalare soldi, come tutti voi ben sapete, insomma. Poi dice: puntate ai jackpot, sfruttate i bonus che i casinò vi offrono, i bonus più alti, giocatele più a lungo, aumenterete enormemente i vostri vincite. Poi dice: giocate negli orari giusti. Allora, secondo alcune teorie sarebbe meglio giocare in orari di minore affollamento. Ebbene, ma come si fa a conoscere tali orari? Bah, chi lo sa. Sfruttate i momenti favorevoli. Vedi, quando inizi a vincere è il momento di alzare la posta. Giocate alle roulette più generose. E quali sono? Infatti lo dice anche qua. Ma quali sono le slot? Sono migliaia, eppure i casinò online che la gestiscono. Eccovi alcuni indirizzi precisi di alcune slot che pagano spesso e tanto. Quindi abbiamo Casinò 888. Ha una roulette in cui pagano ha un payout del 98%. Quindi significa che puntando 100 euro su queste slot, praticamente ve ne ritornerebbero 98.
Quindi praticamente tratterrebbe un 2% il gestore delle slot. Quindi suppongo che sia praticamente impossibile che ci sia una slot così, insomma. Un'altra slot pagatrice, quindi ci sono le slot perdenti e le slot pagatrici. Quindi l'importante è che noi giochiamo alle slot pagatrici. Anche qui abbiamo una dritta, Mona Lisa Jewels e Lucky Clover, che pagano, che è una meraviglia come messo qui. Però dobbiamo stare attenti perché pagano nei giorni pari. Quindi nei giorni pari bisogna giocare a Mona Lisa Jewels e Lucky Clover. 100 pandas, sempre nello stesso casino, paga dopo il 150esimo giro. Quindi a quel punto io provvedo ad alzare la posta della puntata ogni 15, 10, 15 giri e così becco forte. Questo qui praticamente campa con le slot e con la roulette, perché praticamente il sito è sempre gestito dallo stesso la stessa persona, da Mirage82. Sempre perché divulgare le mie tecniche, lui praticamente dice perché se tutti posso confondermi con gli. Era lo stesso sistema che avevamo visto prima. Però devo dire che in tutti questi tre siti, gestiti tutti e tre siti diversi, gestiti dalla stessa persona, perché come potete vedere il layout del sito era praticamente identico, e come identico la parte finale praticamente dice che, insomma, che devi bucare il più possibile in modo da confondersi, e ha un piccolo trucco che adesso andiamo a scoprire e svelare, e ce lo svelerà direttamente lui. Ecco il vero trucco di tutti questi metodi che abbiamo visto. Insomma, alcuni funzionano, alcuni no. Comunque, alcuni sicuramente l'ultimo l'abbiamo fatto alle slot machine. Ci serve veramente molti soldi per poter vincere qualcosa, anche se non so fino a quando si potesse vincere. Ricordiamo che comunque quella che abbiamo appena fatto era una simulazione. Eccolo qua il vero trucco. Il trucco è l'affiliazione. Praticamente in tutti i siti che noi abbiamo visitato sui metodi di gioco, vengono tutti quanti indicati dei precisi casinò. Quindi di solito era Neteller, 888, Titan Bets e via discorrendo. Il trucco qual è? Praticamente che il tizio che ha messo online queste guide, lui non guadagna sui suoi metodi che ci insegnano, ma bensì guadagna sulle affiliazioni, perché lui ti indica, gli dice: i miei metodi funzionano solo ed esclusivamente in questi determinati slot casinò online, e ci indica cliccando sul sito, ci porta direttamente al sito, noi senza accorgercene. E entriamo nel sito con il suo riferimento. Quindi che succede? Che lui guadagnerà sui nostri depositi. Io in quel caso ho messo 5.000 dollari, e lui, nel caso io facessi una simulazione online con dei soldi veri, automaticamente lui avrebbe guadagnato sul mio deposito. Adesso qui lui infatti ci spiega come guadagnare appunto sulle affiliazioni. Praticamente lui fa il procacciatore di giocatori. Come potete vedere, fonti di affiliazione su internet. Come vedete, il layout è praticamente lo stesso. Vedete i soldi che abbiamo già visto prima, via discorrendo. Quindi lui oltretutto non fa solo affiliazione, solo con i casinò, poi vi spiegherò più avanti. Qui insomma fa vedere dei percentuali che praticamente la gente punta molto sui casinò online, quindi attira la gente promettendo soldi facili alla fine. Come possiamo vedere, gli statistici del gambling online notiamo che il settore è in continuo a crescere in maniera esponenziale, quindi è un qualcosa di veramente remunerativo e guadagnato, insomma. Eccoli qua. Quindi qui diciamo di percentuale sui ricavi, quindi se avrei puntato 1.000 euro sul Titan Partners, sul Titan Bets,
lui ne avrebbe presi 250 euro perché avrebbe preso il 25%. Come potete vedere, percentuale sui ricavi è il 25%, Life Partners sempre il 25%, 888 avrei sempre tutto al 25%, Ubinet 20% Ubinet, e pagherebbe a 100 euro minimo. Quindi se noi, adesso non ve lo posso far vedere, in basso a sinistra compare il link con scritto uafiliates.com, SR dà il codice della persona, insomma, che ci sta presentando, in poche parole. Quindi lui guadagnerebbe sul nostro deposito, che praticamente punta proprio a quello. Tant'è vero che dopo vedremo che c'è un piccolo talloncino che cerca appunto webmaster per massimizzare anche lui i suoi guadagni, insomma. Qui c'è l'affili stars, non so che sito è, no, non dice. Ah, Casino Amigas in inglese, il 30%, beh, non è male, alla fine quasi quasi ci provo anch'io. Star Casino, tutto quanto, il 25%. E poi ci consiglia sempre, al modo che vedremo sull'altro sito anche, il seguente per il sistema quasi la totalità dei fili a tutto il mondo, Skrill. Depositi e prelievi in un istante, via discorrendo, mettendo qui comunque ci indirizza sempre a una sorta di presentazione su questo sito, insomma. Adesso vi farò vedere un altro paio di cosette e poi concluderemo. Eccoci qua di nuovo per le ultime due chicche che abbiamo trovato, insomma, sulla falsità di questi sistemi, siti, insomma. E praticamente eccolo qui, qui dice che lui ha lavorato per 28 anni presso i migliori casinò del mondo, ha visto tanti soldi e via discorrendo. La cosa strana è che il tizio che ha messo online questi sistemi si chiama Mirage82, cosa che fa pensare che sia dell'82, appunto del 1982, quindi avrebbe adesso 33 anni e praticamente lui avrebbe incominciato a lavorare quindi nei casinò come croupier a 5 anni, cosa che suppongo che non sia molto veritiera perché i croupier minimo minimo suppongo che dovrebbero avere 18 anni, quindi insomma voi immaginate un bambino di 5 anni che gioca la roulette, cioè non è che gioca la roulette, attenzione, che fa il croupier. Posso capire, ma proprio è che giochi alla roulette, ma suppongo che sia quasi impossibile che un bambino di 5 anni possa fare il croupier in un casino. E su tutti e tre i siti, che se non l'ho fatto vedere prima, ci fa ovviamente sempre con la presentazione dei suoi casinò, che sarebbero quelli che abbiamo riportato dall'altra parte, quindi che lui ci indica, quindi che lui ci prende un introito sui nostri primi depositi. A proposito, io uso il portafoglio elettronico Neteller per depositare e ritirare vincite che solitamente vengono pagate entro 24 ore. Cliccando qui, sotto non si vede, praticamente ci dà sempre come affiliato, quindi oltre che lui guadagna sui primi incassi, i primi depositi che noi faremo nei casino online, lui guadagnerebbe anche sul fatto di usare Neteller per ritirarli questi depositi. Immagino che ci sia anche una percentuale sulle transazioni. Dunque, abbiamo concluso, abbiamo fatto un'analisi di questi siti, quindi state attenti ai casini online. Spero di esservi stato utile. Sicuramente ritornerò a parlare di questi casi online, di questi sistemi fantomatici di vincita. E vi auguro un buon proseguimento e ci vediamo alla prossima. Ciao!